Sì, è libera la casa, certo, stavo mettendo a posto. Come va? Buongiorno. Oh, che bella spesa che ha fatto, brava. Dai, via. Yogurt della Yomo, molto buono questo. Molto buono. Yogurt, tanti yogurt della Yomo. Anche questo è molto buono, la banana. Brava, ottima scelta. Poi carne, brava. La carne va bene, questi qua sì sono buoni. Adesso che il Covid, diciamo che si sta un po' allontanando, speriamo, possiamo finalmente riaprire, sempre con le mascherine, sì, ma noi siamo distanziati, c'è il plexiglass in mezzo a noi, quindi la mascherina adesso non la metto, ma dopo se devo andare a mettere a posto gli scaffali devo mettere sempre la mascherina, lei mi raccomando la tenga la mascherina addosso, sul naso la deve tenere, non sotto, mi raccomando, adesso nei supermercati serve, ma anche quando esce, se ha contatto con tanta gente, se va in centro, mi raccomando, faccia attenzione.
passata di pomodoro 100% italiano, solo pomodoro Mutti di Parma. Anche bella questa bottiglia, si può anche riciclare. Per la pizza va bene, sì. Se le piace appunto la rucola, l'ha comprata. Sulla pizza, la può mettere in insalata, può fare il pesto di rucola con il tritatutto, buonissimo il pesto di rucola. Anche con le noci vanno bene, va bene il pesto di rucola, sì, le noci le servono. Le ha messe lontane, non c'era. Riciclato, finisce il pesto, lava il barattolo, mette il pesto di rucola fatto da lei dentro al barattolo del pesto che aveva comprato precedentemente. Idem, può fare la stessa cosa se fa il pesto di noci, anche il pesto di zucchine può fare, il succo di zucchine tritate, frullate. Io faccio anche tantissime vellutate di inverno, di zucca, vellutate di asparagi, di zucchine, di carote, di patate. Buonissima la vellutata di patate. Sì, anche se l'estate è finita, mi vede ancora in mezze maniche, sì, però tra un po' metteremo le maniche lunghe, finalmente, non vedo l'ora. Un gelato ci sta sempre. Poi i biscotti ha comprato, sì, aspetti che mi faccio spazio. Vabbè, eccoci qua, biscotti questi qua anche, sì, marca Carrefour, vabbè, è una sottomarca. Sono tipo i biscotti della Pavesi, della Orosaiva, Nestlé. Bianco, però non sono di marca. 700 grammi, costano poco perché appunto non paga la marca, il nome famoso, però sono buoni lo stesso, li ha già provati, è già la terza volta che li compra. Fantastico, si è trovata bene, ottimo, allora fa bene a ricomprarli se si trova bene.
Sì, adesso le faccio un conto totale, va bene? Sì, perfetto. Poi le do una busta, un sacchetto per portare a casa tutta sta spesa. O ce l'ha in macchina? Al carrello, quindi perfetto. Allora, 65 più 65 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 euro.